Buonasera e benvenuti alla seconda edizione di Momenti di Doria, il format che ormai chiaramente conoscete, pensato per ricostruire le partite storiche, quelle che hanno fatto la storia dell'Unione Calcio Sampdoria. Il primo ospite è un ospite fortemente evocativo, non ha bisogno di presentazioni perché lo conosciamo tutti, basta essere tifosi dell'Unione Calcio Sampdoria ed è impossibile non conoscere Claudio Bosotin. Ciao Boso. Buonasera a tutti. Allora Claudio, la puntata questa volta è diciamo monografica, non ci concentreremo, non saremo concentrati su una sola gara storica della Samp, ma vogliamo ricostruire insieme a te, che sei il padre fondatore degli Ultras, sì, la storia degli Ultras Tito Cucchiaroni. Tutto Claudio parte nel lontano 1969. La vediamo una foto intanto? Sì. Vediamo il primo contributo. Eccola qua, raccontaci un po', innanzitutto... No, lì eravamo chi ragazzini... Chi sei? Tu dove sei? Lì era ancora... ci sono dei ragazzi di Via Sei San quello in basso a destra, Forzale, giusto, accosciato. Sono degli Ultras, sono quello sulla destra, quello della Sampdoria, tutti sandoriani che giocavamo dalla parrocchia di del Fossato. Ma questa malattia mia dalla Sampdoria che mi ha coinvolto così è stato un grande mio amico che si chiama Enrico Mantero. Io devo tutto a lui perché mi ha portato per la prima volta allo stadio, andavo con lui in trasferta, eravamo bambini, con i pantaloncini corti con i bottoncini all'inglese, e andavamo con suo padre che si chiama Giuseppini, che era un personaggio storico perché era uno dei più forti portuali di Genova. Una bestia, simpaticissimo, e ci portava in trasferta, andavamo a Livorno, andavamo, tutte le vecchie trasferte le abbiamo fatte quasi tutte, e mi portava lui, è stata la mia malattia, è iniziata lì. Gli Ultras invece, sono purtroppo, io sono nato a Sampdoriano perché ovviamente perché mi portava lui, e la prima volta che sono andato a vedere la partita era il 29 maggio del 66, e mi ricordo bene perché facevo la comunione, e sono andato su, ho voluto come regalo della comunione andare a vedere la Sampdoria, purtroppo la Sampdoria. È stata la prima volta che è andata in Serie B. Perché, poveri ma belli, insomma. Ma eravamo, c'era, e mi ricordo il gol Salvi, Cinesigno e Menichelli e Traversa di Cristini. E questi tifosi della Juve che ci cantavano Serie B, Serie B. E io mi ricordo che ero là, che non sapevo cosa se piangere perché eravamo veramente in tanti. E quando si parla di tanti, e non di cartone come fanno persone che conosciamo dall'Atlas, c'erano veramente, erano umani, eravamo sui 20.000 allora a vedere la Sampdoria, quel pullman, che, e siamo arrivati lì, abbiamo avuto una delusione assurda, e mi ricordo di un uomo che si è girato con i capelli grigi, e si è girato e guardando e mi dice, noi siamo quelli delle elezioni, siamo quelli che eleggiamo chi deve stare in Serie A o no, perché noi vinciamo sempre, né? E facendo così mi ha tirato uno sputo che me lo ricordo perché mi cola ancora qua. Quanti anni avevi, lo ricordiamo? Era un ragazzino, 12. Io l'ho guardato, lei l'ho fissato. Quell'uomo lì non sa cosa ha fatto con quello sputo lì, perché io sono riuscito a fondare gli Ultras. È il primo striscione della mia vita, lo dico orgogliosamente, anche se non è una bella cosa, sì, che dire, ho rotto lo striscione della Juventus che ho scritto Goeba. Che era un striscione storico che grandissimo, sono andato a prenderlo da solo, che lì quando sono diventato un po' più grandicello e siccome ero un tipo non, ero un tipo tranquillo, io un bambino tranquillo, e sono andato lì, ho rotto lo striscione, si ricorda la gomma, a Torino, e di lì ho cominciato, ho preso tutti i club, innanzitutto prima di me c'era un grande tifoso che purtroppo è stato ricordato poco nella storia della Sampdoria, si chiama Gerardo Orlando, che lui era il nostro papà degli Ultras, sembrava un po' abbattantuono perché era di Napoli, era una persona simpatica, una forza della natura, era... E lui faceva parte dei corsari della Val Porcevera, che erano un gruppo di Bolzaneto, che stavano su Bolzaneto. Sì. E io ho pensato bene di prendere tutti questi club, tutti i quartieri, parlare con questi ragazzi facendo delle assemblee dicendo ma perché, scusa, invece di stare così non fondiamo un gruppo unico allo stadio? E scegliamo un nome, lo fondiamo, compriamo i tamburi, facciamo il tifo per questa Sampdoria, che noi lo facciamo esclusivamente per la Sampdoria. E lì quando siamo entrati sul discorso, abbiamo parlato, ci siamo convinti tutti, abbiamo cercato il nome, e il nome abbiamo scelto Ultras. Che Ultras vorrebbe dire uniti, legneremo tutti rosso-blu ancora sangue. Così sveliamo il mistero finalmente. Poi quelli che dicono i primi Ultra, quando siamo nati grazie anche a un ragazzo che si chiama Gino Della Scala, che anche lui mi ha pompato in una maniera, se io avevo i miei, mi caricavano, e per la prima volta siamo nati come gruppo Comando del Serpente, eravamo dentro la cantina sulla biscione di Gino Della Scala.
Poi pian piano siamo avvicinati ai fedelissimi, poi siamo diventati il primo striscione degli Ultras, si chiama Ultra Sant'Alberto, e l'ha fatto Walter Patrone di Sestri, che è un personaggio storico anche lui, che è il primo, che delle volte io imito anche, perché quando dicevo mettilo qua che siamo attenti, no, io vado dall'altra parte, lo metto dall'altra parte. La prima partita che ha fatto l'esordio ha messo la striscione dall'altra parte, giocavamo contro quelli che attualmente che sono venuti dopo, Ultra del Toro attualmente, sì, qua ci hanno rotto lo striscione. Noi andando lì con atti ovviamente di violenza siamo riusciti a recuperare di coraggio, lo striscione, sì. E poi Walter l'ha rifatto, si chiama Walter Sant'Alberto. Poi dopo... Ti stoppo un secondo, sì. Perché c'è una storia legata anche al vostro simbolo. Prego la regia di mandare il secondo contributo, quello che avevamo richiesto nella scaletta. Uno vedendo questa foto potrebbe dire cosa c'entra, questo è Franco Gasparri, questo signore è un attore di fotoromanzi, sì, molto in voga, vogliamo svelare chi cosa ha rappresentato per voi Franco Gasparri? Allora, innanzitutto il nostro simbolo, adesso devo partire. Terzo contributo, il nostro simbolo, mentre Claudio parla, eccolo qua. Allora, il nostro simbolo innanzitutto era Alex dell'Arancia Meccanica. Siccome noi nei treni speciali che erano organizzati dalla Federazione del Cavallo Cerchiati andavamo e noi vendevamo gli adesivi, con gli adesivi compravamo i tamburi, le trombe elettriche, le bandiere, facevamo gli striscioni vendevamo questo simbolo qua, certi i papà non lo prendevano per i bambini, che dicevano che era un simbolo violento, perché infatti avevamo un coltello in mano con un occhio rosso-blu. E per voi allora abbiamo pensato, a livello di marketing era un modo anche per sovvenzionarvi. Noi abbiamo pensato di trovare un altro, cioè tenere sempre Alex come simbolo, però trovare un altro personaggio. E io mi ricordo che mia madre leggeva il Grand Hotel, e allora io nel Grand Hotel ho visto questo qua, che ai tempi era il più bello che c'era, un figo della Madonna. Prendiamo sto Franco Gasparri, l'ho ritagliato e l'ho portato a un ragazzo che si chiama Ugo Ezio, che attualmente fa il tassista, che lui faceva, era un artista, cioè Michelangelo, ma questo qua fa i disegni della Sampdoria, ragazzi, con pennello umano, era una cosa, farsi fare dei quadri, una cosa meravigliosa. E lui l'ha trasformato e l'ha fatto diventare, e lì abbiamo messo Franco Gasparri con la sciarpa della Sampdoria, abbiamo fatto la sciarpa, e l'ha disegnata lui. Che esiste, insomma, è il simbolo che esiste ancora adesso, che è andata avanti. Poi ho sentito dei discorsi di altri tifosi che sono stati grandi tifosi della Sampdoria, che lo sono ancora, che hanno detto, addirittura sono riusciti a dire in un giornale che il simbolo l'ha disegnato un genuano. Questo pazzo che l'ha detto è impossibile, perché anche quello che ha detto, che è sampdoriano, che lo conosco bene, che dice che questa cosa qua non poteva dire niente, perché lui nel 69 forse aveva 2 anni, questo che ha detto così, non c'era, perché mi ricordo, allora, che quindi, insomma, automaticamente prende torto. Andiamo con un altro ulteriore contributo, un altro scatto. Siamo nel 1970, quindi gli Ultras hanno un anno di vita. Raccontaci Gerardo, chi sono questi personaggi. Questo personaggio è Gerardo Orlando, quello che era il capotifo, che io sapevo imitare bene. Parlava così, parlava Sampdoria, io ci volevo bene, e sembrava un po' Abbatantuono, perché lui con il suo prendeva un tamburo, cominciava a suonare all'inizio della partita fino all'ultimo. Ecco, Gerardo è un personaggio storico, non c'è più, però i tifosi storici come te noi sono molto legati. Ricordato, noi l'abbiamo ricordato, i vecchi lo ricordano, certo. Tutti con orgoglio, e gli vogliamo, abbiamo avuto un bene. Purtroppo lui è mancato quando è mancato il grande nostro presidente Mantovani, e allora quando magari si parlava più, certo, di Mantovani, ovviamente, che di Gerardo, però Gerardo per noi era una bandiera, un simbolo, era un papà, era uno che veniva con noi. E beh, adesso tornando agli Ultras, e allora cosa succede? Avevamo bisogno di un club, e io ho riunito quelli sempre ad Arena, così, e mia sorella era una pacifista, genuana oltretutto. Svegliamo gli altri di casa Bosotina. Purtroppo la disgrazia ce l'abbiamo tutti. la marcia, sì, insomma, ma non infatti, ce ne vorrà tua sorella, dai. Infatti, quando poi sono nato io, cioè, lei era più grande di me, mia madre mi era orgogliosa, mi faceva vedere, mia sorella nascondeva. E mia sorella era una che concerti, pacifisti a quei tempi, universitaria, andava a questi concerti di Viva la Gente, che erano dei gruppi di pacifisti. E allora io, per imbarcare mia sorella, perché ero minorenne, avevo 14 anni, non potevo firmare un locale, mia madre, figuriamoci, manca a dirlo, perché non si immaginava, già mia madre sapeva già cosa volevo fare.
E gli dico, Graziella, guarda, tu hai bisogno che mi metti, sì, ci penso, ma cosa fate? Fate un gruppo? Sì, ma suonate anche voi? Non ti preoccupare, Graziella, ci suoniamo, sì, ma lì, in senso lato, però dopo, insomma, dopo che mi fondiamo sto club, in via San Martino del Fossato ci chiamiamo solo Ultras, però. Come è arrivata la derivazione Tito Cucchiaio? Adesso spiego, ci arriviamo. È una cosa lunga, perché c'ho 150 anni, eravamo molti di meno. Perché è il porto B, niente, mia sorella firma, come firma, dopo poche settimane il dottor capo Mimmo Nicogliello, capo della scuola, con mia madre si dava del tu perché veniva in denuncia, quelli casi che faceva. E allora poi succede che dico, mia sorella devo levargli sto impiccio, devo levarglielo per forza. Allora succede che c'è un club che il presidente si chiama Moca Gat, era fondato alle Cinque Terre, grande bar delle Cinque Terre, che dalla Piera alla Maglia, che è stata una grande, ora arriviamo anche a lei, che era il locale suo, ci dà sto locale, cioè, aveva un club che stava chiudendo, perché allora non era, aprire un club della Sampdoria, i risultati sampdoriani non eravamo numerosi, eravamo il numero ristretto, non come adesso che siamo 20.000, certo, con le vittorie. Ci danno questo club, si chiama Tito Cucchiaroni, e aveva un pallone con l'11 come simbolo, no? E allora ci danno questo club, comunque Gatta mi parla, dice, guarda, ti prego, ho fatto tanto per fondare questo club, prendetelo, ma tenete il nome, noi tenevamo a avere il nome Ultras. Allora abbiamo fatto, è andata la decisione con i soci fondatori, sì, Ultras Tito Cucchiaroni, e abbiamo chiamato Ultras Tito Cucchiaroni. Allora, vediamo l'ulteriore scatto, l'ulteriore contributo, siamo sempre all'interno degli anni 70, vediamo la valigia dei ricordi, questa, ed è una valigia vera perché Claudio ci ha portato una valigia. Sono personaggi storici, vero? Con ricordo, con affetto, anche perché io ho la sciarpa di quella donna lì che me l'ha data, che porto sempre con me, è la buon'anima di Caterina Mura. Personaggio storico. Mia madre, c'è solo rimasta la signora Mafalda che è l'unica persona che li voglio bene come mia madre. E queste qua, andavamo a vedere, se qua ci parla ancora degli anni, quella lì era la nonna della Sampdoria. Era un personaggio che tutti ricordano con affetto, quelli che sono i veri sampdoriani non possono dimenticare, perché se non la conoscono, non conoscono manco la Sampdoria. Sta qua girava con le, allora si poteva entrare, lo sai, non ce n'era controllo. Con dentro la borsetta il pestello del pesto, la metteva dentro la borsetta, perché quando si bisticciava gli andava in testa la gente. Ecco, con un atto di grandissima generosità. Sì. Vediamo il prossimo scatto, siamo sempre negli anni 70. Ecco, eccolo qua, qua c'è insomma Caterina Mura, ci sono dei personaggi, dei fedelissimi storici durante una trasferta che erano su un treno e li ricordo con affetto, e molti purtroppo, cioè, quando guardo queste foto tanti non sono più, ma però ci seguono da lassù. Vabbè, questo è in dubbio. Allora vogliamo raccontare un piccolo aneddoto legato a tua madre, perché le madri insomma sperano sempre che i figli possano dare delle soddisfazioni, tu addirittura a tua mamma hai portato una coppa, no? Una coppa della coppa. La soddisfazione innanzitutto con gli studi, mia madre mi ha dato tanto. Vabbè, quello lo davo per inteso. Ripetete, alla fine della scuola mi ha mandato via perché stavo, se no facevo carriera, passavo nei bidelli, non me la davo più. La terza media quando l'ho finita, però perché ero affezionato ai banchi di scuola, ero con dei personaggi così come Marco Benvenuto, Antonio che è socio fondatore degli Utas, anche lui. Lo conosciamo. Televisione, ma lui era bravo, mi correggeva i temi, lui, che io facevo dei temi. Bravo. Ancora adesso, e mia madre, no, il personaggio che mi ha fatto fare questa cosa è stato quando parlo di lui è come se parlasse di Cristo, perché parliamo di Mantovani Paolo, e mi ricordo che eravamo a Göteborg e tiravano su questa coppa che avevano vinto, che tutti contenti, e io Mantovani era davanti e io lì dietro con il mio collega, che allora era collega perché io lavoravo nella Sampdoria, Rossi. E gli dico, guarda un po', mia, chissà con la coppa lì, no? La vedesse mia madre, mi va fuori di testa. Si vede che il presidente ha sentito. Al ritorno, quando siamo montati sull'aereo, siamo venuti giù a Genova, c'era anche lì un'altra persona che è mancata, che non c'è più, Traverso, la genia Traverso, che è andato lì e gli fa, presidente, la coppa c'è anche la scorta, quella prendiamo e la portiamo in sede. Ci fa, no, la coppa la porta a casa a Bosotti, che la fa vedere sua madre. Ora, sfido nella storia del calcio di tutte le squadre del mondo a trovare un presidente che dà la coppa al magazziniere per portarla a casa a vedere sua madre, che quando l'ho portata tutta San Piadarino a casa mia, perché mia madre fuori dalla coppa sembrava il Papa, fuori dalla finestra. Insomma, a casa del Boso non tocca niente nessuno, lo disse anche Mantovani, problemi non ce n'erano. Sì. Vediamo lo scatto successivo ancora.
Allora, io questo signore qua l'ho già visto, non so Anche se io tu qualche l'hai già volta, visto, era mio forse anche tu. fratello, infatti lui Ah. ci assomigliamo molto perché lui c'ha i baffi neri, io ce l'ho bianchi. Però Allora, era più semplice fare tifo a quei tempi, Claudio. Vedi i tamburi, adesso molte cose in gradinata, tanto purtroppo non ci sono più, le semplice, leggi hanno fatto restrizione. ci voleva la gran voce, gran convinzione a convincere questi ragazzi. Io ho fatto delle trasferte quando ero sampdoriano, sempre grazie a Martino Enrico, perché devo ringraziare tutta la vita. E sarò ripetitivo, ma è una persona che merita. E andavamo a trasferta, e quando andavamo a trasferta, allora la squadra, io ti parlo ancora dei tempi di Colantuoni, le squadre, quando perdevamo, che perdevamo 1-0, dice, va bene, abbiamo perso a Milano, ma 1-0, è come la vittoria, Insomma, un era pareggio, grasso che cola, come si suol pareggio dire. era una festa nazionale. C'erano delle squadre che io mi ricordo che una volta sul treno, Guarda un po', ti piace? guarda che bella. Secondo me tu sei lì in mezzo da qualche parte, ci sarai Sono nel mezzo. sicuramente. Io avevo bandierone grosso, 11,30 m per 7,40 m. Quella bandiera lì con lo stemma di Genova di un ragazzo dello squalo. Non Era più ricordo. semplice fare tifo allora rispetto ad Era adesso? più se, E più se soprattutto, era, erano, eravamo più convinti, voglio sapere poi io un'altra cosa, tornando sempre alla storia, vengono fondati gli Ultras, ma tu come mai vieni, diciamo, letto come capopopolo, diciamo? Sei l'uomo più carismatico, il ragazzo No, più perché ero carismatico. onestroso, ero uno che mi piaceva fare delle cose un po' strambalate, cioè che a me facevano piacere. Mi sono presentato tante volte allo stadio, una volta vestito da frate con Gallomana, col Bari, e lì poi il Papa, quelle cose lì, ma lo ricordo, col derby, è molto bello. E facevo delle cose che riuscivo a gasare la gente, e a gasare la gente a quei tempi lì. Non c'erano i Viali, i Mancini, quella gente, o giocatori come adesso, che ormai siamo a grandi livelli. Era più dura, perché devi convincere, prendere dell'acqua, del freddo, fare dei sacrifici, montare sui treni, andare a suonarci con gli altri gruppi, lo Ah, devo insomma, dire, perché la giustamente. verità, la nostra soddisfazione era È quella, perché successo. abbiamo vinto anche gli scudetti, no, Tra i l'altro, esiste un campionati. dibattito in Italia sul fatto che la terminologia ultras sia stata utilizzata prima da quel gruppo. Ci sono i torinisti che hanno detto la Roma. In realtà, i I primi primi siamo stati ultras in noi, Italia sono quelli fondati da perché Claudio io mi Cosentino. ricordo i nomi. Allora, innanzitutto, come tifoseria italiana, scartiamo purtroppo la Juventus, perché ha cambiato più nomi, che prima si chiamava Forza dei Campioni, Panther, e Fighter, poi alla fine ci hanno copiato il simbolo, noi l'hanno chiamata Arancia Meccanica, e poi hanno messo i drughi. I drughi nella storia dell'Arancia Meccanica, anche nel film, sono gli infami, quelli che hanno tradito Alex. Cioè, non ha Sì, non fa una senso, grinza, voglio non dire, anche fa dal punto di vista ridere. della sinossi Hanno del film. sempre copiato, non hanno mai avuto. Ma poi non possono avere la nostra passione. Noi abbiamo sofferto, siamo arrivati dove siamo arrivati, ma abbiamo dato del nostro, dell'anima. Abbiamo cercato di far diventare sampdoriani il più possibile i bambini, a cercare, ma non per convincere, con queste attrazioni, perché noi alla fine, come Ultras, poi noi avevamo una divisa. La nostra maglietta c'era scritto Ultras davanti e la facevamo dalla Rinascente. Allora noi alle nostre spese andavamo lì, Ultras e Tito di dietro. E come simbolo, come avevamo la giacca dell'aeronautica, questo grazie a Mantero che aveva portato lui, Il famoso e il bomber basco blu. da paracadutista con la coccarda del tipo Rivoluzione Francese. E la nostra divisa, noi andavamo in trasferta così, tutti uniti, eravamo tutti con gli immancabili Ulgissima, anche dei giornali, quando arrivavamo, i giornali il giorno prima arrivano gli Ultras, come se fossimo un complesso Quindi c'era mitico. una sorta di divisa Sì, noi identificativa, quando possiamo arrivavamo dire eravamo tutti così. squadrati, eravamo ben organizzati, partivamo in 500, tornavamo in 500, i poliziotti non arrestavano un ragazzo, come può succedere, che andavano dentro, dobbiamo pagare le cose, che no, partivamo in 500, eravamo una stazione. Arrestavano uno di noi perché magari ha fatto qualche marachella, un po' più grosso, Dai, l'arrestavano, noi un minimino, dai. tiravamo il freno a mano dei treni, proclamavamo una stazione finché non vedeva la questura Io che ci ammollavano e so che poi andavamo però via. c'era anche un personaggio storico del tifo bruciacchiato che vi dava una mano, che è Gloriano Mugnaini, che magari si offriva di andare a Gloriano parlamentare. Mugnaini era il mio grande dottore, perché io a scuola purtroppo, perché con la voglia di organizzare, studiavo sampdorianesimo io, perché frequentavo sampdoriano, ero di fede, Lo facciamo anche noi qua, allora per ecco. organizzare il tutto cosa facevo? Marinavo la scuola, ho marinato tanto che mi ha messo in marina, nel battaglione San Marco, poi via. Marinavo la scuola, e allora io andavo da lui a chiedere le giustificazioni. E non sapete, ogni mi piegava, vieni, boh, mi scriveva,
il tutto, mi faceva questi certificati medici. Questi certificati medici qua mi mettevano una malattia che non conoscevano mai il dottore. Quando mia madre andava a parlare con i professori, che andava là, diceva, mio figlio, diceva, signora, tutti insieme, venga suo figlio, come sta? Si è ripreso quella ragazza. Mia mamma diceva, ma come, mio figlio viene tutti i giorni? Cioè, ma guardi che manca da un mese e mezzo, due mesi. Le guerre uccinate. Vabbè, insomma, avevi il carisma del capo ultras proprio fin da piccino. Andiamo a vedere il prossimo scatto, così cerchiamo di commentarlo insieme, di costruire questa storia straordinaria. Chi c'è qua? Mia mamma. C'è la mamma. Insieme quindi alle colleghe, queste qua è meglio mollarle che trovarle. Povere signore. Andare allora per i tempi allo stadio con questi qua, sicuramente era rissa garantita. Ah, perché ecco, questi qua offendevano e io da figlio lascio la mamma in balia delle onde, mi dovevo buttare nel mezzo, botte da orbi, figlia dei giorni. Lei, la mura, tutti qua. Buon sangue non mente. Andiamo a vedere il prossimo scatto insieme. Storia davvero esplosiva. Ah, questa, bella storica, questa è la trasferta di Bergamo. C'eravamo tutti, c'eravamo io. Chi l'ha fatto con lo striscione? Gino Orlando, il nipote di Gerardo. Chi l'ha fatto con lo striscione? Con lo striscione Nicola, sì, l'abbiamo fatto noi. Era lungo 16 metri, c'era l'Alex, vedi davanti. Certo. E quell'Alex sì, l'ha disegnato Uezio, anche lui. Con la Insomma, era l'artista del gruppo. Faceva delle cose che era un artista, ancora adesso ci sentiamo volentieri. Insomma, questi sono gli anni 70. Andiamo a vedere ancora cosa ci riserva la tua valigia, un'autentica valigia dei ricordi, perché piena di scatti di che vanno a ricostruire proprio la storia della tifoseria blucerchiata e proprio degli ultras. Vediamo. Ah, questo qua è mio amico Mantero Enrico. Che vediamo che abbiamo fatto l'asilo insieme, la prima elementare insieme. Ci sei anche insieme. Tu comunque lì dietro. Sì, ci sono io perché questa qua è storica. Era una Sampdoria Juventus e lì avevamo 17 anni. E mi ricordo che ragazzini, dietro ci sono anche dei personaggi, si vede la testa di Onetti Mauro. E poi si capisce anche dalle divise dei carabinieri che quanti anni sono passati. Quello è il classico carabiniere che lo vediamo con Pinocchio. Mi stavano chiedendo l'ora. Allora, no. Sì. Era successo, abbiamo fatto una rissa contro la Juventus. E io gli ho liberato un carabiniere da una parte, che io volevo farlo molare. Enrico. Come l'ho volato, Enrico, che si vede il pugno chiuso. E gli è partita la sua mano e è andata nell'occhio del carabiniere, ma non l'ha fatta apposta, una mano totalmente involontario, diciamo, insomma, sì, come questa si dovrebbe dire. È una foto che proprio di oggi. Questa qua deve essere il simbolo degli ultras italiani, perché sembrava Gesù Cristo. Veramente. È una storia, effettivamente una storia straordinaria, davvero uno scatto incredibile di quegli anni quando ricostruire un po' quell'ambiente. Prossimo scatto, dobbiamo correre perché ne abbiamo una marea. Però sputaniamo anche chi ce l'ha fatto sto scatto. Era uno si chiama Massimiliano Garofano e l'altro si chiama Zeggio Luciano. Ok, e anche loro rientrano insomma nella grandissima storia degli invece ultras. Qui siamo in campo qua però, in campo. Ultra finita, noi ultras invadevamo il campo perché abbracciando la braccia. Siamo io e il mio amico Virgillo e Orlandi, che qui siamo a Rimini, o a Rimini o a Cesena. Tu dicevi, facevamo invasione, non vi fermava nessuno tanto. E chi ci fermava? Entravamo tutti perché non era... Poi, è cambiato. Ora è cambiato, è cambiato, è giusto che sia anche così. Ancora un altro scatto, vediamo cosa ci riserva questa valigia dei ricordi. Questo qua invece... questa è storica, è bellissima. Questa qua deve essere Monza. Un anno che siamo arrivati là con gli ultras, che, vedi, tutti uniti con i tamburi, poi ognuno aveva il suo tamburo, ma andirò. Quello là è un personaggio che se te lo faccio vedere ora, è un personaggio importante della polizia, Civetta lo chiamavamo, e lui l'ultimo di accoglio che era un bambino, era simpaticissimo, quello lì era un fenomeno, sai cosa faceva? No, andava, cosa faceva? Allora lì guardavo e dicevo, ma guarda chi era la troppa, quando finiva la partita andava in mezzo ai tifosi e ospiti, ma non a Genova, in trasferta, come dire, a Torino con la Juventus, lui andava solo nella mente, ma qual è Civetta, ma cosa sta facendo? Allora gli gridava ai saldori, bastardi, ora carichiamo, lo striscione ci penso io, andate via, staccava lo striscione, se lo portava via, tenere domenica, portava una sessione, vabbè, insomma aveva una funzione davvero particolare. Proseguiamo con i nostri scatti cercando di ricostruire la storia degli ultras in maniera molto colorita, simpatica, come si fa all'interno di questa trasmissione. Questa è la storia di Genova, i funerali. Io non ti so neanche chiedere chi ne ha fatti di più a chi, perché penso che la risposta sia abbastanza. Lì avevamo anche le suore, la mia. Chi è quello vestito di bianco? Scusami. Io sono io, vestito da papa, ovviamente, perché dovevo essere un gradino superiore agli altri, per il capo. Allora, e gli altri tutti, ce l'avevamo tutti. Doveva essere intorno alla fine degli anni 70, 77, 78.
erano manifestazioni molto particolari, tu ovviamente eri quello che organizzava poi tutto. Poi dicevamo la messa, facevamo le Ferrari, facevamo la messa, la casa. C'era un rito, insomma. C'era proprio tutto un rito, c'era anche c'era la Carla che era vestita da suora, che era una donna speciale che fa la parrucchiera, Sandra Giannissima, che guai. E questo quando li facevate voi? Nelle rare occasioni in cui hanno fatto gli altri? Il primo funerale hanno fatto luogo al Santo Teatro lì, la prima volta che siamo andati in Serie B. Quell'anno lì sono scoppiati anche dei casotti, perché come siamo tornati si sono presentati con la casa da morte, mi ricordo che c'era uno con la maglia della Sampdoria dentro che usciva dalla casa così, e c'era Bruno Altobelli che era una bestia, ci ha dato una cartella e gliela ce l'ha chiuso dentro questo qua. Insomma, si vede che non aveva gradito la storia della bara. Vabbè, prendiamo il prossimo scatto. Ah, eccolo qua. Anche di un personaggio, Mirko Carlesi. Ma raccontaci un po' chi c'è, perché i volti sono riconoscibili. Allora, due purtroppo non ci sono più. Palunga. Perché quando mi inviti sono anche in imbarazzo, perché tanti quei ragazzi lì sono stati in paradiso. Io guardo sempre la lavazza, se delle volte escono fuori a prendersi un caffè, perché quando fa la pubblicità, guardo sempre, poverini, sono là che ci guardano. E lì. E poi c'è Mirko Carlesi che c'ha la maglia della Sampdoria, Guerino, quella dall'altra parte di Rapallo, che quella era famosa, che lui era portatore dei Cristi, eravamo tutti lì e facevamo cantare la gente. Senti, io ho i miei informatori, se no insomma farei un altro lavoro. Quella sciarpa lì che porti al collo ha un valore particolare, mi è stato detto, per te. La Caterina Mura. Ah, ecco, c'era un collegamento, bellissima. Ce l'hai ancora quella sciarpa, immagino. E in fondo, la custodisce lei, per farla riconoscere dagli altri, c'era i colori sbagliati, ce li metteva apposta. Lei sbaglia l'ultimo, sì. Così se ricorda anche la nostra quella sciarpa lì. La pensa che donna che l'ha. Me l'ha data lei, davvero straordinaria. Procediamo, vediamo cosa c'è, cosa ci riserva ancora la scatola dei nostri ricordi. Vabbè, qua un Paolo Mantovani, unico, straordinario. La Simona, attenzione, solo donne. La Patrizia, la Sonia, che purtroppo perché non ci parliamo più, sarà 15 anni, anche con Tirota e gli altri, che purtroppo avrò sbagliato io, sicuramente ha sbagliato loro. Vabbè, ma noi facciamo tipo Caramba, poi li facciamo Caramba, apriamo la busta, vabbè. Gli altri sandoriani che le conosco tutte, erano le Ultras Girls. Quindi c'è anche un movimento parallelo, insomma, o interno al vostro club femminile, diciamo, no? Sì, c'è sempre stato, allora ci saranno ancora. Allora non è che io seguo tanto, perché c'è anche una certa età, è giusto che i giovani vadano avanti. Tenendo sempre ben presente l'indirizzo, insomma, la via. Ma che avete tracciato. Io sono quello che ho scoperto l'America e adesso sono ben felice e orgoglioso degli Ultras, che sono dei bravi ragazzi, tanti. E anche tutti i tifosi della Sampdoria, magari ci saranno degli screzi così, però dopo... Adesso quando li vedo insieme che si abbracciano così, io voglio che ritorni come prima e che siamo tutti uniti, perché la nostra unione, siamo già forti. Guarda, io faccio la forza. Hai raccontato una marea di ricordi, ne dico io una sicuramente molto breve. Noi abbiamo l'opportunità con il lavoro che facciamo di raccontare tantissime avvenimenti, tantissime feste legate proprio al tifo organizzato, non ha importanza siano dei fedelissimi o degli ultras, noi lavoriamo con tutti e devo dire l'accoglienza verso di noi è sempre straordinaria, e comunque chiedendo in giro chi può venire, chi può entrare, la risposta è sempre la stessa: basta essere tifosi della Sampdoria. Infatti, e credo che quello sia anche il tuo insegnamento. Io sto con la Sampdoria, quello che sono iscritto io, che mi ha fatto presidente onorario, che l'ha fatto Fabietto, il mio amico. Io non stiamo con la Sampdoria, tutto quello che viene più, quello che viene, che va via, a noi non ci interessa, noi amiamo i colori e andiamo avanti con i colori. È la stessa cosa che piace a noi, infatti la regia ci sta coprendo con immagini di Gradinata Sud raccolte nel nostro archivio, numerosissime, sono immagini sia recenti che passate, insomma questa la passione che va a caratterizzarci. Vediamo se ci sono altri scatti, ce ne sono tanti, ne abbiamo isolati solo alcuni, anche perché tu hai portato una valigia con la quale siamo fare, qua 14 sì, un anni, 25, 74 mila trasmissioni, vediamo. Qui è con Paolo Mantovani. Qui però mi aveva fatto qualche rimprovero. Però tu eri tutta dal Fonola, qua la tua vita è un po' cambiata. Sì. Ecco, quella lì... Non sei più solo un tifoso? Quella 112 lì, voglio spiegare, è stata la prima macchina di Roberto Mancini. Ah, quella lì. Quella lì. Ma ancora adesso credo che al City vada, al centro sportivo del City vada con quella. No. No, penso che ne ha un'altra, no, mi sembra che si chiama Bentley, una cosa del genere. Vabbè, insomma, ognuno fa come può, va bene. Proseguiamo con il prossimo scatto. Allora, a Genova si sente sempre parlare di derby, il derby si vive tutto l'anno, 365 giorni.
E ogni volta, l'ultima è stata quella del nostro adorato Maurizio Icardi, anzi, ce n'è, il derby che abbiamo vinto, la cartolina era leggermente diversa. Questa è la cartolina, è stata la prima cartolina di auguri che la tifoseria della squadra che ha vinto, spedisce ai cugini, insomma, in segno di sfottò. Chi è quel personaggio lì che Lì è esulta? Roberto Mancini, dietro c'è Liam Brady, mi sembra. Adesso Credo sono che sia senza lui, sì. occhiali, sono anche una certa età, dovete anche capire Questo è ancora lo stadio che... Sì, vecchio. è lì che c'è ancora Onofri. Guardate che ho giocato lì dietro, che elevazione che c'è quando ha segnato contro lo Genoa, quello lì dietro, che altezza che era, che ti sembra sospeso in aria. Claudio, ti è stata l'idea di questa cartolina? Sempre tua o a qualche altro No, qua ci sono padre? state, no, perché c'è anche, cioè, c'erano anche i personaggi, allora, noi eravamo il braccio violento della tifoseria Bastarzoni, dai. bucerchiata, no, bisogna dire la verità. Poi c'erano, come diceva Buonanima di Gerardi, diceva, noi siamo gente, lo squalo erano gente studiata, dottori, così, che avevano queste finezze qua che facevano loro, o uscivano, hanno fatto un giornale. E infatti Gerardo Buonanima mi diceva, noi siamo gente di penna. No, no, loro sono gente di penna e noi siamo gente di pennello, Ah beh, diceva. insomma, a ciascuno il Eravamo, suo, a avevamo ciascuno il ognuno i suo. suoi ruoli, Siete la eravamo manovalanza, eravate organizzati. la manovalanza, però No, insomma avete un ruolo noi assolutamente eravamo, sì, importante nei eravamo momenti di difficoltà. i Marines. Esattamente, venivate fuori voi, Marines blu cerchiati. Sì. Prossimo scatto, vediamo. Se la regia ce lo agevola, eccolo Ah, qua. che lì, qua Ma mi sei ricordo. proprio, sei un figurino però, sei Ma lì, inappuntabile qua. Anche Cantile guardate, non avrebbe io dovuto non dirti. pensavo mai di venire dallo stadio adesso con camicia e cravatta. L'unico uomo che ha fatto mettere la camicia e cravatta è stato Amato Fani, ragazzi. Ma lì ha fatto qualche anno che un giorno mi ha detto, che mi ha detto lui e mia madre, Bozo, sei proprio bello. Mi sono guardato allo specchio 3-4 volte perché ho detto questo qua mi conta le balle come mia madre, mi vuole proprio bene. No, no, E no, tutti gli altri comprendo. c'era Senti, a Damiano, fianco a te c'è Tamburino. un personaggio straordinario, Tamburino, poi c'è vero? l'altro che era dello Sport Club, che adesso mi sfugge il nome, quello con la barba, e lì un altro personaggio che è mancato. Anche quando faccio questi discorsi qua, perdonatemi, ma però no. Abbiamo Vabbè, persi insomma, tanti tifosi. lo so, Ci purtroppo, stiamo purtroppo. organizzando anche alla sua, io penso che quando mi Sì, chiameranno sì. mi fanno il mio posto, c'è sicuro, farò Sicuro perché sicuramente ci il sarà una coreografia campo quando ti chiameranno tra 150-200 tifo. anni. Ma no, anche un Andiamo po' di a meno. vedere. No, noi ti vogliamo La ancora un po'. gente si è anche stufata di vedere No, ti positivi tutti i vogliamo ancora un po' qua giorni. con noi perché abbiamo piacere di sentire i tuoi aneddoti. Prossima foto per vedere quale aneddoto ci sarà legato. Ecco, qui Dai, foto straordinaria. avevo Quello non è una maglia della portato, Samp. questo qua è un capo tifo del Liverpool, che dall'altra parte vedo scritto You never want, che non capo tipo veniva con noi a tifare noi, con Tanto la lo stai Sampdoria. sorreggendo tu, cosa stai Sì, facendo? lo sto sorreggendo, che avevo la maglia del Liverpool, io che me l'aveva portato Sones, Gran Sones me l'ha data la sua maglia, che la metto sempre in certi frangenti, soprattutto contro la Juventus, lo metto perché Vabbè, è la insomma, maglia del Liverpool, c'è una perché motivazione io storica, magari purtroppo, anche non senza scaramantica. fare, io li odio veramente, perché sono stati i primi che ci hanno mandato in Serie B e non mi sono mai piaciuti, no? Come tifosi, Diciamo come che bianco, devo dire la verità, quando si perdonatemi. gioca contro la Juventus, indipendentemente dalla squadra che gioca contro, l'Italia si equalizza contro la squadra juventina, insomma non è un vero e proprio sinonimo di simpatia per i tifosi italiani. Vediamo il prossimo scatto. Allora, questo non è una foto, questo Questo è un è disco, un Carlo disco. Celi, Carlo Celi, Trevor poi vedo Trevor Francis, Francis e poi ci sei tu, e vabbè, poi insomma, c'è sei Claudio sempre a Bosetti. mezzo come il prezzemolo. Che cos'è Sì, ma è questo? Ce lo vero, spieghi, ce lo merda. racconti? No, aveva fatto la canzone Carlo Celi, che la canzone su Trevor Francis, l'aveva fatta in italiano e in inglese, mi sembra, due canzoni. E ha fatto questo disco che avevamo dedicato, che quando era venuto lui aveva fatto una cosa, si è innamorato poi della Sampdoria, poi ho sentito anche nella vostra televisione, che poi sarebbe anche la mia perché sono sampdoriano, Certo, ci mancherebbe. Anche lui, tutti i sampdoriani questo. e lo sento che gli ha fatto piacere, mi ha fatto molto piacere. Tanto Trevor Francis che ci ha raggiunto proprio in occasione del derby, ha portato fortuna perché lo abbiamo vinto in quest'annata, il derby di andata, e insomma ha voluto anche parlare con te in quell'occasione perché aveva dei bellissimi ricordi legati a te. Prossimo scatto. Questo Questo l'ho qua già visto, anche lui lo conosco. sì, adesso però non si è tagliato i capelli perché non voleva più portare lunghi, allora A Claudio con l'orgoglio di essergli è amico, cioè è Luca Vialli che è orgoglioso di Gianluca essere amico di Fiali, Boso? O come me, insomma, anch'io sono orgoglioso di essere tuo amico.
amico, grande personaggio, era comicissimo, lui era proprio simpaticissimo, uno scherzo di dietro all'altro, quando eravamo, facevo il magazzino degli spogliatoi, era una persona favolosa, 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 gli scherzi che faceva. Se dovessimo raccontare un aneddoto legato all'amicizia tra Claudio Bosotin e Luca Vialli, portiamo via una puntata intera. Sì. Ce l'hai uno breve, un racconto su Luca? Quando facevo lo scherzo della pallina che entrava dentro, diceva guarda un po' quanti pallici riesci a fare con la pallina da ping pong, tic tac tic e pallice, poi tirava di testa, ogni volta che veniva un giocatore nuovo diceva ma sei buono, dai ce la passiamo io e te, ce la passiamo a te, cambiava la pallina con nuovo e lo tirava io, di testa, lombarda, gli altri che sono venuti, e li tirava l'uovo, poi ce ne erano gli altri che... Vabbè, poi li racconteremo, comunque sicuramente questo era una sorta di benvenuto molto colorito. Vediamo il prossimo scatto. Pullman inglese. Qua c'è una storia straordinaria, questo è un pullman inglese che tanto piacerebbe al nostro Matteo Cantile, però questo non è rosso, questo è blu cerchiato. Chi è che l'ha fatto così? Allora, questo pullman qua è successo che io parlai, sai, a me ero innamorato delle cose così inglesi, bassi inglesi. E ho detto a mio amico Paolo Ferri, ho detto, mi parla inglese, chiama un po' questo signore qua, gli ho detto, sei buona a parlare inglese perché non sono capace, sono ignorante, e dico, senti un po' quanto costerebbe questo pullman inglese qua. Bel momento, mettiamo con questo qua telefona. Si sono messi talmente bene d'accordo che sto qua un giorno dice: signor Paolo Ferri, il vostro pullman è a nord della Francia. E sto pullman, ma chi l'ha ordinato? Io ero a Berna, quella volta, quella bruttissima giornata dove abbiamo perso la Coppa a Berna. È venuto giù il pullman e questo qua, però il problema su Paolo, ma adesso come facciamo? Allora io ho chiamato un mio amico Gianni Ballarino, Gianni ti prego per favore firmaci un assegno poi ce la mangiamo, dai, tieni sto pullman qua, questo arriva a Genova, si ferma in via Bobbio, che era 4,45 m, si ferma in via Bobbio così, è come si ferma in via Bobbio, chi chiede Bosotin e altri genuani che erano lì, allora c'era il telefono, ero sull'unico telefono, mi chiamano a casa e dico, signora c'è il pullman di suo figlio, mia madre gli ha detto, guardi, mio figlio non lavora alla Liberty, lavora alla Sanatoria, e poi fa il puttana mia. Quindi questa è la storia legata a quel pullman lì che poi tu hai portato anche insomma a Portofino, vabbè insomma ci sono state sì, un po' di... che avevamo bloccato, che vabbè insomma sono cose che possono succede a me anche insomma una volta al mese grosso modo. Vediamo il prossimo scatto. Ecco, questo secondo me è straordinario, questa è una di quelle 10 foto che possono aver fatto la storia del tifo organizzato, credo. Ma io ero già dipendente dalla Sampdoria. Ragazzi. Sei tu quello lì? Sì, sì. Lo spieghiamo agli amici a casa. Sì, abbiamo giocato contro la squadra quella di Camattaro, Romania. Dinamo Bucarest. A Cremona, giusto? A Cremona. Volevi fare? Volevi andare in campo? Ma non so cosa era successo, qualcosa che volevo entrare in campo. Meno male che non sono entrato. Tu volevi entrare in campo ogni 10 minuti, però sì, mi sembra di capire. Pensare che l'anno prima mi sembra che i tifosi non devono bloccare l'erba, aveva detto Mantovani. Sì, esatto, tu. Sapeva che era il dipendente, però non mi ha così non mi ha riconosciuto, capisci? Vabbè, insomma, eri dipendente, quindi diciamo che c'è un'invasione da dipendente e non da tifoso. Proseguiamo con il prossimo scatto per vedere dove ci porterà questa ridda di ricordi. Allora, qui siamo proprio all'esaltazione massima del qua mi cercavano... tifoso e allora dipendente. Eravamo in ritiro, perché c'era molto da lavorare. Questo era il primo anno a Brunico. A Brunico, sì. E sono andato a Plan de Corone, si chiamava sto monte. Cioè, ti cercavano, dove Claudio? E sono andato su con la gente lì col parapendio, sono venuto giù col parapendio, ho atterrato sul campo. Ma il presidente gli altri che rideva, diceva, ma dov'è il magazzino? E sta venendo giù col paracadute. Insomma, è un modo consueto per arrivare a lavoro, ogni tanto capita anche a qualcuno di noi. Vediamo il prossimo scatto. Allora, io qua... Quello lì è un mio amico vestito di bianco. Ci ho messo dal quarto d'ora alla mezz'ora per cercare di riavermi da questo scatto. Il signore vestito di bianco chi è? Il signore vestito di bianco era quello che mi prestava il vestito occhio, per fare... Occhio quello che dici. Sì, il vestito di bianco era quello che mi prestava i vestiti quando facevo i funerali a Genova. Ecco, immagino proprio quello. Quello lì è il grande Santo Padre. Senti, questo è l'anno quando mi ha visto, che stava quando mi ha visto, io c'avevo la cresta, lì adesso si vede, mi ero fatto una cresta, ho fatto, che cosa è questo? E allora c'era Bonetti biondo, Vialli sinistramente biondo. Almeno lì ti sei comportato bene? Sì, come no? Era facendo... lo scudetto, ti sei comportato bene. Va bene, vediamo il prossimo scatto, poi chiedo dopo questo scatto di preparare il contributo filmato, c'è una partita, vogliamo riviverla un attimo perché c'è un'intervista particolare. Prossima foto.
Eccola sì, qua. Siamo qui si conclude, diciamo, il periodo romano. Siete tutti in posa. Che ricordi hai di quella giornata? Abbiamo visto il Papa. Quello che mi ricordo bene è che eravamo, ci siamo andati già a Roma e avevamo giocato con la Lazio, che era bionda. Non mi ricordo bene il risultato perché tante volte ho degli attimi un po' di. Però siamo andati lì, eravamo molto emozionati perché vedevano il Papa così da vicino. Poi parla come Bosco, più o meno, sembravano fratelli. E chi ha fatto questo? Santo Papa, dai, io te dico, dai. Io noi siamo venuti in questa delle due, parlano così. Io ecco, avrei voluto esserci anche io, però ti fermo un attimo perché andiamo a vedere. Un momento. Sì? Sicuramente ci sarà. No, lui ferma me. Perché? Scusa se ti dico. No, vai tranquillo, sei casa. Edoardo Garrone, vedo che sta facendo delle cose che mi piacciono, perché sta già organizzando per il campo sportivo, sta organizzando con il centro sportivo, lo stadio così. E quando un uomo si mette così, che lo vedo contento, felice così, io sono sicuro che io l'unica volta che l'ho sentito telefonicamente, gli ho detto, ma vorrei attaccare qualcosa nella tua bandiera nella bandiera della Santa per far ricordare la sua famiglia. Ora non ti dico quello, qualcosa ci attaccheremo, ma io ho piena fiducia e sono convinto che ci arriveremo. Sottoscrivo. Vediamo il contributo filmato, vediamo dove vogliamo andare a parare. Gelo sui 20.000 dello stadio Dinamo di Bucarest e a far da contrasto a questa folla grigia, ammutolita, un piccolo sparuto gruppetto colorato, gli italiani della Sampdoria. Io ci speravo, la squadra era conscia delle proprie possibilità, prima partita ce l'avevamo parlati e loro erano sicuri di fare risultati, quindi anche 1-0 sarebbe stato buono, poi è venuto il gol di Vialli. Devo essere sincero, non ci credevo perché effettivamente le cose si erano messe malissimo e non eravamo mai... Era impossibile costruire? Sì, non eravamo mai riusciti a essere pericolosi, quindi a un certo punto speravamo che l'arbitro fischiasse la fine al più presto, anche perché avevamo paura che ce ne combinasse qualche altra. Quando ha dato altri 2 minuti di recupero ci siamo un po' arrabbiati, poi per fortuna che questi 2 minuti in più che l'arbitro ha fatto giocare ci hanno permesso di pareggiare. Così al 92esimo, alla conclusione, ma nel pieno rispetto di un giusto tempo di recupero accordato dall'austriaco Brunmeier, dopo aver lottato la morte contro il vento, la spinta del pubblico romeno, la forza di una squadra di rango, la Dinamo, la Sampdoria ritorna da Bucarest con la qualificazione a portata di mano. L'aver mantenuto l'1-0 era di per sé grandissimo risultato. Aver resistito in 10 per oltre 80 minuti all'assedio degli uomini di Lucescu significa che da ieri pomeriggio la Sampdoria è diventata squadra di vero, reale livello internazionale. Aver pareggiato, anche se in maniera che qualcuno ha definito rocambolesca, ma le partite durano sinché il direttore di gara non decide che siano finite, significa che questi 10 ragazzi si sono dimostrati altrettanti leoni. Osotti, di te ma 1-1. È troppo bello, sono stati troppo bravi e adesso poi loro se la dovranno vedere sulla Cremona. Ci speravi, non dire bugie? No, sinceramente no, però quando ho visto Luca così che era deciso... E questo era Claudio Bosottini intervistato dalla Rai con un... Cosa c'era lì dentro? Cosa avevi? Cosa trasportavi? Cioè, se si può dire, solo se si può dire. Come le maglie, gli indumenti dei giocatori... Ero io quello lì. Ma come? Allora mi levo la maschera. Ma come mai venivano a intervistare prima i calciatori, Mancini, Viali, questi grandissimi campioni, poi venivano da te, insomma? Ma perché forse avrò dato qualcosa a questi qua, penso. Dai, eri troppo carismatico, secondo me. Avrò dato qualcosa, sanno che venivano da me a intervistare, perché ogni tanto tiravo fuori la battuta o contro i cugini o qualche due, cioè tiravo la frecciatina e allora mi intervistavano. Sì, eri raccordo tra la gradinata e il campo, insomma... Eri un po' uomo spogliatoio pur senza giocare, questo si può dire. Sì, ma io il mio mestiere sapevo farlo bene, ovviamente, c'erano anche dei colleghi molto bravi, alcuni sono ancora adesso, alcuni non sono più. Però io con i giocatori avevamo un rapporto che eravamo una famiglia, eravamo uniti, infatti questo ci portava alla vittoria, anche se c'erano i campioni, c'erano la bassa forza, però eravamo tutti uniti, andavamo a mangiare le pizze insieme, ci sentivamo al telefono, Viali che ti chiamava, Mancini che ti chiamava, Pari che ti chiamava, Nini, tutti qua, andiamo a mangiare la pizza, siamo insieme, allora Capodanno, andate sempre tutti insieme, era una famiglia, eravamo troppo amici. Quando mancava qualcosa. Questo è il segreto che porta alla vittoria. Abbiamo ancora 2 scatti. Andiamo a vedere il penultimo. Cosa abbiamo tenuto per la fine?
Ah, questa è storica. È una foto artigianale. Mi ricordo. Ce la racconti? Sì, è un televisore quello. Ho parlato a un mio amico davanti al televisore che l'ha visto dopo la fine della partita. È riuscito a bloccare a fare la foto. E questa qua è una foto storica che la tengo qua. Lì quando abbiamo perso a Wembley, che Mancini era, io sono entrato in campo a fermarlo perché è andato contro l'arbitro, gli aveva detto di tutto, del parolacce, di tutto, gli aveva venduto i soldi, tutto, che dice, e io gli ho dato proprio la bocca e dice, tanto lui, perché parla così, Bosso, tanto lui non capisce, non ha capito niente. E poi gli ha dato 5 giornate di squalifica, qualcosa avrà capito, perché 5 giornate lì, si è messo lì, poi si è messo a piangere, e io lo rincoraggiavo, anche se io praticamente c'avevo un coltello nel cuore, però devo farvi vedere fuori. Che poi guarda, io sfido chiunque quando siamo andati all'aeroporto che non ha pianto. Perché se abbiamo raggiunto, abbiamo partecipato, tante squadre non sono riuscite a mancare. 6 squadre in Italia hanno giocato quella finale, solo 6. Abbiamo avuto quella sfiga lì, perché purtroppo io mi ricordo anche la scena, che io ero vicino al campo, ero entrato proprio dentro nella panchina negli ultimi minuti, e quando c'è stata quella punizione, era fallo su Invernizzi, che l'arbitro se n'è accorto, perché Guardialini gli ha fatto segno, e ha fatto così con le mani, come dire, ormai, infatti poi ci ferma, ci fischiava sempre i falli a favore, poi ovviamente si è aperta la maglia. Gianluca ha fatto quel passetto in più che se non lo faceva era sua, non ero qua a vedere quella scena lì perché eravamo campioni, andavamo a Tokyo, vincevamo di nuovo e poi andavamo tutti, lasciavamo la Sampdoria e andavamo alla Sampdoria. Ma la nostra storia è una storia bellissima ugualmente. Ultimo scatto, vediamo. E qui quella qua. Allora, qui sei già dipendente dell'Unione Calcio, lo sappiamo. Sì. C'è un rapporto particolare che ti lega. Tu hai avuto rapporti straordinari con tutte le persone che hanno costruito lo scudetto, le glorie della Samp. Però penso che questo sia il personaggio al quale tu sei maggiormente legato. Eh sì, perché siamo attaccati. Cosa rappresenta per te Roberto? Come se fosse un mio fratello. Lo senti ancora adesso, vero? Mio fratello, proprio mio fratello. Quando lo vedo lì con la partita aveva detto di tutto perché voleva uscire e voleva andarsene via, salutava al pubblico così, poi invece... Roby, spero che ritorni, che venga qua al più presto. Beh, lui viene con voi quando parlo di Roby, ma sono malato mentale, ragazzi. Senti, io vorrei pregare la regia di lanciare un'ultima macchia prima di salutarci, tra quelle che avevamo isolato, alcune le abbiamo date, alcune no, è quella che riguarda la partita tra Milan e Sampdoria a Milano, l'anno di grazia è il 1980-81, la Sampdoria vince 0-1, in trasferta, è il gol di Chiorri, siamo in Serie B, la Sampdoria non verrà in Serie A quell'anno, però ci sono scritti libri, ci sono t-shirt, c'è gente che ha eletto Alviero Chiorri come l'idolo della propria vita assoluta, eri giovane, sono passati oltre 30 anni, io ti chiedo Claudio, che cosa ha rappresentato quella partita? Qui davvero si è capito che sarebbe cambiato qualcosa? Sì, anche come ultra, sono di quella volta lì, questi qua, allo stadio era aperto, non c'erano ringhiere, potevi girarlo tutto San Siro, da una parte e dall'altra, no? E non era gli ostacoli. E allora che sono venuti e volevano portare, noi siamo andati purtroppo lì in mare di botte e abbiamo difeso lo striscione. È l'unica partita che mi ricordo bene, che c'era ancora Campiti, Franco, tutta gente che adesso non so più, che abbiamo fatto un gruppo e è rimasta un po' la carogna dei milanisti perché li abbiamo caricati e fatti scappare a Milano. E avevamo portato via lo striscione dalla fossa che poi Campiti me l'ha fatto ridare perché io ho detto ma no, l'ho fatto per prenderlo. Era un cimelio, sì, ce l'abbiamo ridato perché sennò cazzo non lo voglio da ce l'ho dire. Vabbè, insomma, ci siamo presi 3 punti che era poi la cosa più importante. Claudio, siamo assolutamente in chiusura. Sì. Io sono stracontento, strafelice di averti avuto qui. Tu hai una valigia di ricordi che se la spulciamo tutta andiamo... Praticamente mi stai dicendo prenditi la valigia e vattene. No, ti sto dicendo lasciala qua che ne approfittiamo. No, dico, è un mare di ricordi per noi. No, purtroppo abbiamo dovuto correre. Molte foto le abbiamo guardate, le abbiamo commentate insieme, però sono sicuro che ce ne sono tante altre. Faremo altre puntate dedicate. Torni a trovarci. Io penso, sì, perché noi facciamo Dynasty, no? Io vengo, te le racconto, la storia, che lì sono un po' come quei vecchietti che trovi in Francia, quelli che sono vestiti da marinai che ti raccontano cosa è successo col veliero. Io ormai sono diventato così, ragazzi. Ormai mi hanno visto tutti, mi dicono portare allo zoo, poi No, ti teniamo qua negli studi di Samp TV. Questa era la conclusione, si chiude qua la nostra puntata, la prima puntata della seconda edizione di Momenti di Dore. Io ti ringrazio Claudio, ti do appuntamento alla prossima volta. Momenti di Dore ritorna puntualmente alla prossima settimana. Vi auguro una buona serata. Allora.